terzo Memorial Giulia De Feo, slalom della città di Forino, una corsa importante che ormai è alla sua terza edizione. Come dicevamo, tantissimi i partecipanti, quest'anno una novità, saranno presenti in gara anche le auto storiche, un Memorial che non guarda solo al motorsport ma anche e soprattutto alla beneficenza. Andiamo ad ascoltare i veri protagonisti di questa manifestazione. Ringrazio in primis la Power Car Competition che permette la realizzazione di questo grande evento. Ormai siamo al terzo anno, se non erro, e grazie a loro e a tutte le associazioni che insieme al Comune di Contrada e la Chiesa di San Giovanni Battista e la Madonna di Monserrato hanno permesso e realizzato una serie di eventi durante l'anno. Come ben dicevi Antonio, questo è sì per ricordare una speciale mamma che purtroppo oggi non c'è più, ma anche per aiutare un altro ragazzo, Luigi, che ha bisogno del nostro aiuto, un ragazzo di 23 anni di Contrada che purtroppo è affetto da una grave malformazione al cuore e quindi ha bisogno dell'aiuto, del sostegno non solo dei suoi compaesani ma anche di tutte le comunità limitrofe. Ecco perché la nostra presenza oggi qua, non solo per appoggiare questo evento e per incoraggiare la Power Car Competition a fare sempre di più, magari chissà un giorno anche nel nostro bel paese, e per aiutare Luigi e tutte le persone che come lui hanno bisogno. Il nostro aiuto quest'anno è progettato per Luigi. Magari gli anni prossimi riusciremo ad aiutare Luigi a far andare tutto a buon fine, perché no aiutare altre cause, appoggiare altre cause. Mi permetto però di fare un ringraziamento particolare alla famiglia Laudati, che è sempre presente in ogni cosa e che comunque ci dà il suo sostegno, il suo e quello di tutte le altre famiglie che girano intorno alla famiglia Laudati. Un grazie speciale a voi e a buona giornata e buona corsa. Adesso passo un attimo a Massimo Laudati, un volto che chi frequenta le corse, chi frequenta e chi ama il motorsport, ama i rally, conosce. Massimo, oggi ricordiamo, grazie a questo memorial, la figura di tua madre, una figura molto importante per te. Che ricordo hai di tua madre nelle corse? Immagino che c'era anche lei quando magari correvi tu e non penso aveva gli occhi molto aperti nel vedere i figli sfrecciare su queste strade. Diciamo che proprio alle gare mamma non è che faceva tanto piacere, ci seguiva con il cuore, diciamo. E niente, ti ringrazio per le belle parole su mamma, voglio ringraziare l'assessore Marica del Comune di Contrada, sarò ripetitivo ma ha detto tutto lei, tutto giusto. Noi nasciamo, siamo un'associazione dove ci sono sia piloti che simpatizzanti, facciamo questo evento da 3 anni e ci siamo impegnati sulle gare a territorio nazionale, io sto facendo dei rally, slalom, comunque come diceva l'assessore, noi con il ricavato, una parte del ricavato sarà devoluta a Luigi, purtroppo persona meno fortunata di noi. E questo qua ci dà molto molto molta forza per andare avanti in generale in tutte le cose. Speriamo che noi siamo su Forino di promuovere qualche evento anche a Contrada, essendo noi di Contrada. E niente, colgo l'occasione per ringraziare, perché fare una manifestazione del genere c'è bisogno di un aiuto di tutti, ci sono tante tante persone, gli sponsor che ci danno una mano, ringraziarli ad uno sarebbe difficile, però li ringrazio di cuore a tutti, di vero cuore. Come ogni sport c'è bisogno di tanto cuore e tanta passione, noi ce la mettiamo tutta, ti ripeto, abbiamo bisogno di tanti aiuti, però stiamo crescendo di anno in anno e in ogni gara il nostro riferimento sono i piloti, perché i piloti fanno tanti sacrifici per essere presenti, quindi cerchiamo di coccolarceli, dai, meritano tanto loro e la gara è per loro e poi vengono tutti, però ti ripeto ci sono tante, poi voglio ringraziare il Comune di Forino, i vigili, i carabinieri, tutte le persone, gli enti e le strutture che ci danno una mano per far sì che si svolge un evento. Anche tanti volontari lungo tanti il percorso. Volontari, un po' tanti volontari, ma soprattutto tanti quei ragazzi che lavorano dietro, che non si vedono, che ne sono tanti, soprattutto noi della scuderia ce ne sono tantissimi, però non li vediamo. Mo sto io a rappresentarli in questo momento, ma ce ne sono proprio tanti. Luigi Laudati, uno degli organizzatori di questo evento,
un memorial in ricordo di tua madre. Che gara sarà, che gara ti aspetti e che tipo di percorso affronterete voi piloti? Allora, prima di tutto sono uno dei promotori, ma insieme a tanti altri amici, fratelli e parenti. Per quanto riguarda il percorso, molto guidato, comunque tenteremo di arrivare sopra tranquillamente. La cosa importante è divertirsi e stare tutti insieme, come una festa praticamente. Praticamente il memorial di mia madre, è una beneficenza di un ragazzo che ha dei problemi. La festa è solo per loro, noi ci divertiamo e la festa è per loro. Luigi, ogni anno si aggiungono partecipanti, una partecipazione sempre più numerosa, anche quest'anno il pubblico ha risposto bene. Che cosa c'è da migliorare? Perché c'è sempre ovviamente da migliorare. Allora, praticamente ci sarà e ci sarà sempre da migliorare. La strada è molto guidata, molto è imponente, c'è da migliorare un pochettino la gestione della gara in sé, però per il resto penso che già siamo ad un buon punto, perché siamo partiti 3-4 anni fa. Le macchine aumentano, sì, però abbiamo messo anche le auto storiche, ci stiamo divertendo, facciamo partecipare un pochettino a tutti, portiamo questo sport avanti con armonia e con passione, soprattutto con passione, perché è uno sport costoso. Per chiudere, come sta crescendo il movimento sportivo, il movimento del motorsport in Irpinia e in queste zone della bassa Irpinia? Della bassa Irpinia, diciamo che già contenerlo questo sport è molto importante, perché come ho detto prima la gestione è molto esosa, ci vogliono molti soldi per farle. Però comunque teniamo duro, perché la passione è per tutti. In Irpinia c'è una grande passione. Il piccolo Lorenzo, tuo padre è un pilota, tu sogni di essere anche tu un pilota da grande? No. E cosa ti piace di queste auto veloci che corrono? Aggiustarle quindi. Ti piace essere un meccanico? Sì. Oltre alle auto ti piace qualche altro sport? Tu che fai, calcio, basket? Calcio. Che ruolo? Centrocampista. Chi è il tuo calciatore preferito? Ronaldo. Siamo con Carmine Russo, qualcuno di voi già lo conoscerà, è un volto noto, ma non del motorsport, bensì della box. Carmine, come mai sei passato dal ring alle corse, alle auto? Diciamo che sono stati mio cognatino Luigi Laudati per fargli la macchina da corsa con gli adesivi, quindi il mio lavoro. E niente, mi sono appassionato pure io. Carmine, Luigi Laudati in precedenza ci ha detto che è uno sport che prescinde e ha bisogno di molta passione e soprattutto di molti costi, ma alla fine, quando si arriva al traguardo, qual è la soddisfazione, cos'è che ti ripaga di tutto lo sforzo e di tutto l'impegno messo per affrontare una gara? Guarda, io ne vengo da un altro tipo di disciplina, quindi per me questo io la prendo come passione, come gioco. Alla fine, ecco, scarico tutta l'adrenalina, ecco, solo per quello per me. Poi il resto non lo so per gli altri. Un parallelo con la box? È tutta un'altra cosa. No, né in male né in bene, figurati. È tutta un'altra cosa, ecco. Qua ci vogliono qualche soldino in più. Siamo con Gerardo Coppola, pilota di questo terzo Memorial Giulia De Feo. Che percorso stai per affrontare? È un percorso abbastanza difficile, perché è scivoloso nella partenza e su, è un percorso veloce. Però c'è nella ricognizione, cerchiamo tutti quanti di mantenerci e poi vediamo di fare qualche risultato. Siamo con Giancarlo Cerrone, uno dei cronometristi. Mi ha detto a microfoni e a telecamere spente che lei è il padrone del tempo. Il cronometrista è il padrone del tempo. I signori del tempo, veramente, la decisione. Qua,
Quanto è importante il vostro ruolo all'interno di una manifestazione del genere? Senza i cronometristi la gara non potrà essere svolta. Tecnicamente, cosa fa un cronometrista? Allora, con gli strumenti adatti, con le fotocellule, prende il tempo di partenza e di arrivo, per cui poi al centro classifica poi laborano i tempi e stilano la graduatoria. Ogni quanto partiranno le auto in gara e che categorie ci sono? Allora, per quanto riguarda lo slalom partiranno ogni 30 secondi. Sono varie categorie, poi le classifiche si faranno a categoria, però tutte quante partiranno ogni 30 secondi. Come diceva il collega Giancarlo, abbiamo lavorato sotto la neve, sotto la pioggia, là non ci ferma nessuno perché la gara deve essere svolta fino alla fine. Quindi oltre ai piloti, per una buona manifestazione c'è bisogno anche dei cronometristi, un ruolo che spesso non ha la giusta rilevanza. Forse è vero, però noi di nascosto sappiamo che siamo importanti e quindi la gara va avanti con il nostro cronometraggio. Un in bocca al lupo ad entrambi e buona corsa. Grazie. Capolillo, presidente dell'ACI Sport Automobile Club Avellino, è presente qui al terzo Memorial Giulio De Feo, slalom della città di Forino. Che gara è questa competizione? Che auto partecipano e quanto c'è da fare per organizzare un evento simile? Allora, questa è una gara di abilità di guida. Praticamente per diminuire la velocità media, per diminuire la velocità finale ci sono delle postazioni di rallentamento, questa è la caratteristica di questo tipo di gara. Generalmente sono di una lunghezza da 2500 metri fino a 3500-4000 metri, questa qui nel caso specifico è circa 3000 metri. E le difficoltà sono chiaramente il pubblico che purtroppo si assiepa in dei posti dove quindi ci vuole in dei posti diciamo non consoni per guardare una manifestazione del genere, quindi ci vuole molto personale. Infatti sul percorso sono state distribuite almeno una sessantina di persone soltanto addette per il controllo sia del pubblico che dei concorrenti stessi. Quindi c'è bisogno ovviamente di tanti volontari, di tante persone che abbiano passione per questo sport. Sì, molti volontari, infatti la Protezione Civile. Colgo l'occasione per ringraziare le autorità locali e in particolar modo a parte i carabinieri, i vigili urbani di Forino che sono sempre sensibili, attenti e veramente disponibili quando si fa questa manifestazione. That's my favorite baseball team too. Ti faccio solo una domanda. Ti piacciono le macchine, Margherita? Rispondi se ti piacciono le macchine. Rispondi. Di tanto, di. E cosa ti piace di queste macchine? Il rumore, il suono, cosa ti piace? Giovanni Ascione, ci siamo visti in estate agli Sport Days. Oggi ha preso vita questa manifestazione che ogni anno vede sempre più partecipanti e sempre più persone lungo il percorso. Che manifestazione è? Quindi questo è uno slalom, prevedendo un percorso con 15 postazioni di rallentamento dove ci cimentiamo in questa gara di abilità più che altro. Tu sei un po' il factotum di questa. Tutti, non sono io sono quello che coordina un po' il tutto, ma siamo tutti, purtroppo siamo un team e ognuno fa la sua parte, nessuno di più, nessuno di meno. C'è sempre da migliorare, ma sicuramente. Che problematiche ci sono lungo il percorso a livello di abilità, cosa deve avere il pilota che corre in questa gara? Che deve avere? Intanto oggi la strada è molto scivolosa, quindi tocca averci un po' di controllo dell'autovettura, molto controllo dell'autovettura, e quindi tocca avere un po' di esperienza sulla macchina. Vincenzo Mancaniello, tu sei un campione italiano di quale categoria? Under 23, gruppo prototipi. Per quanti anni sei stato campione? Ci racconti un po' della tua macchina che quest'oggi hai portato al terzo Memorial Giulio De Feo, slalom della città di Forino. Sì, innanzitutto questa è una vettura di tipo E2
sport car. È un prototipo nato proprio per le gare, una vettura prodotta in Calabria ma che ci curiamo noi direttamente in officina. Si tratta di un prototipo con un motore di 1.400 di cilindrata, derivazione motociclistico. Sono vetture molto leggere e prestanti proprio per questo tipo di gare, di abilità per quanto riguarda sia la salita che i birilli. Vincenzo, quanta passione ci vuole per uno sport del genere? Quanto tempo ti ruba e che cosa ti dà alla fine? Per quello che dà è solo, diciamo, piacere personale, la passione che ti porta a farlo. Il tempo non basta mai, si passano le migliori notti e i migliori giorni a lavorarci vicino, impegna la maggior parte del tempo sia per quanto riguarda sia fisico che mentale, lo stress, perché veramente tra un weekend e un altro si cerca sempre di migliorare e quindi si lavora di continuo a questo tipo di vettura. Vincenzo, i tuoi programmi per il futuro, gli obiettivi per questa gara? Gli obiettivi di questa gara sono palesi, mi basterebbe arrivare all'arrivo perché non ho concorrenti della stessa categoria, quindi diciamo che ho una vittoria quasi a tavolino, a meno che non ci sia una rottura che non mi faccia arrivare all'arrivo, c'è una vittoria praticamente a tavolino oggi. Però per i ragazzi questo ed altro, perché sono un team veramente fantastico, danno il cuore per organizzare la gara e poi io sono un pilota della provincia di Avellino e non potevo mancare a una manifestazione come questa. Spero che possa crescere con il tempo perché i ragazzi meritano e con piccoli accorgimenti veramente si può fare una bella manifestazione e può crescere ancora di più. I tuoi obiettivi futuri? Obiettivi futuri, fare qualche altro anno come campionato italiano slalom, sicuramente continuare su qualche gara in salita per quanto riguarda le cronoscalate, però questo è a livello amatoriale, diciamo. Ti auguro un in bocca al lupo e buona corsa. Grazie.